Ehi, ciao, Tibun. Io sono pronto, non vedo l'ora. No, sul serio, modalità activist attiva. Allora, come inculiamo la Bloom? Oh, che c'è? Torna a giocare, ragazzo. Avete molto da lavorare prima di arrivare alla Bloom, anche col mio aiuto. Ray, fai un briefing senza di me. Dobbiamo esserci tutti. Ah, no, non volevo disturbarti. Ma quale disturbo? Nessun disturbo. Forza, Marcus, briefing. Ok. Allora, diamo un'occhiata ai grossi aggregatori di dati. Gli amici di Noodle. Ogni volta che cerchi qualcosa, dai frigoriferi scontati all'anal violento, scoprono qualcosa in più sul tuo conto. È profilazione di base. Giusto. Però forse non sai che la Bloom ha già messo le zampe su tutti quei dati. Oh, cazzo. Questa è grossa, Sitara. I dati di Noodle servono alla Bloom per rafforzare Bellwether, per affondare di più gli artigli. Se mettiamo le mani su queste munizioni, possiamo abbattere anche i bersagli più grossi. E io posso farcela. Per hackerare Noodle devi trovarti nella server farm e non puoi entrarci senza autorizzazione. Se non lavori lì, non puoi nemmeno attraversare il cancello principale. Secondo te, Rob Zombie qui da chi ha avuto le info? Dimmi che hai l'autorizzazione. No, sto tenendo un profilo basso. Uno dei miei capi mi sta col fiato sul collo. Ma tu, Marcus, puoi passare per un impiegato. Può fare di più che passare per impiegato, Sitara. Ripeti quello che mi hai detto, Orazio. I bus di Noodle. Ho inserito un exploit per le credenziali. Posso farti arrivare ai bus, devi solo entrare guidando. Crederanno che tu sia uno dei nostri autisti. Merda. Allora facciamolo. Va bene, dai. Facciamolo. Ehi! Allora, sei pronto? Andiamo. Attenzione. Ho tenuto d'occhio il parcheggio. L'autista lo lascia sempre lì per bersi un caffè. Splendido. Bene, amico. C'è una cosa che voglio dirti prima. Mi dispiace per tutto quello che stai per vedere. Vuoi scherzare? Potrò esaminare da vicino il tuo alter ego, Orazio Carlin, il figo. Vuoi scherzare? Potrò esaminare da vicino il tuo alter ego, Orazio Carlin, il grande capitalista. Perché sento che questa è una pessima idea? Tranquillo, ci andrò piano con te. GPS. Ehi, siediti, dai. Faccio da solo. Ok, ok, da... dai. Ok. Ma GPS, lo so dov'è il GPS. Su, su. Ci sono. Andiamo. Ok. I ain't got nothing in my pockets. And I've got holes in my shoes. I ain't got no one in my heart. So boy now. Got nothing to lose. And I can't
keep your number here for safety keeping. Knowing it's something I don't plan to use. You walk right out of my heart, zone boy now. Salve, come va? Ehi, buongiorno. 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 Salve, buongiorno. Tutto bene? Bene, Gary. Ehi, ciao. Salve. Orazio, che stai facendo per primo sul bus? Che posso dire? Sono un precisino. Comunque, i succhi di frutta mi hanno cambiato la vita. Mi sento leggero, in forma. Scusa se te lo dico, ma i succhi non fanno niente. Perché non hai provato i miei? Sul serio, a te serve la polpa, che è la parte sana. Il succo la elimina tutta. Ti bevi soltanto zuccheri, i frullati. Ecco che cosa devi bere. Fatti di frutta, verdura, super cibo. Super cibo? Già, le bacche di goji, polveri di maca, roba di questo tipo. Hai molto da imparare. Sai che la scienza dietro i super cibi è piuttosto dubbia? Beh, però è cibo sano. Non puoi ne... Ok, allora. Beh, però è cibo sano. Non puoi negarlo. Già, ma le bacche di goji non sono super cibo più di quanto lo sia l'uva. Sono operazioni di marketing per abbagliare i consumatori, senza offesa. Ah, bizzarro. Sai, Marcus, ci sono momenti in cui vorrei essere là fuori a fare quello che fai tu. E poi c'è oggi. Grazie, amico. Mi viene la nausea davanti a tanta presunzione. E io che pensavo che la Bloom fosse un brutto posto. Ehi, hey, ciao. Ma che? È fatto tardi, eh? Sì, hai ragione. Come dicevo... Già, e il catering faceva vomitare. Digiunerò la prossima volta. Questo nuovo sushi bar non è proprio all'altezza. Dove eravamo? Ah, sì. Già, e il catering faceva vomitare. Digiunerò la prossima volta. Questo nuovo sushi bar non è proprio all'altezza. La salsa di soia non sa di niente. Il mio maki al tonno non era nulla di che. Oh, vero. Quello è proprio... Hai ragione. Ma che succede? Orazio, mi sto cagando addosso. Ehi, che c'è? Non c'è nessuno come noi. Oh, benvenuto nella Silicon Valley. Ehi, come si chiama un nero circondato da mille bianchi? Come? Presidente. Se ci vedono insieme, penseranno che tramiamo qualcosa. Stiamo tramando. Ma vaffanculo. Sai, mi sento così... esposto. Ehi, benvenuto nel mio mondo. Ci sono soltanto altri tre neri che lavorano qui. Due tizi e una donna. Abbiamo la nostra mailing list. Che merda. Ma ehi, combatti per una buona causa, per cambiare la vita nelle aziende della Silicon Valley. Beh, non puoi dire di sapere come... La scelta casuale è caduta su di te. Beh... Non puoi dire di sapere com'è lavorare qui finché non sei l'unico fratello in una riunione e rappresenti tutti gli altri neri. Cielo. Se mi dessero un centesimo ogni volta che mi dicono che sono incredibilmente colto. Quindi dov'è la server farm? Non qui, purtroppo. Tutta quella roba si trova sotto l'edificio di Noodle Maps. Ti serve un livello di accesso più alto per arrivarci. I manager di sopra possono fare questo per te. Basta che ripeti la performance dell'autobus con uno di loro e non avrai problemi. Andiamo in cucina. Ci servono zuccheri per lavorare. Ehi, ti va un caffè?
No, sono a posto. Almeno assaggia una pesca granata. Sono strepitose. Sei gentilissimo, grazie mille. Ok, caffè. Carlin? Brody? Che giornata, eh? Io sto a mille, e tu? Senti, perché non ci dici che stai combinando? Dove stavi guardando? Con chi Voglio stavi parlando? Voglio solo un caffè, stronzo. Che hai detto? Voglio solo un caffè. Sì. Ok. Sono sicuro che sarai più gentile con le risorse umane. Goditi il caffè. Attento! Sei nuovo qui? Sì. Idiota. Quanto vorrei spaccargli il culo, lo odio, quello stronzo di merda. Ciao, Becky. Signori? Quello mi rompe il cazzo dal primo giorno che mi hanno assunto e ora dice che dovrei essere più gentile con le risorse umane. Credi abbia qualcosa su di te? Merda. Lo sai quanti anni di prigione rischio di farmi? Se entro nella server farm posso cancellare tutto, ok? Ci pensiamo noi. Non andrai in galera. Ti contatto io. Ok? Ok. Bene. Pesca granata. Orazio, qual è il piano per arrivare alla server farm di Noodle? L'opzione migliore è l'ascensore della zona manutenzione al secondo piano di Noodle Maps. Ma attento, c'è la sicurezza, neppure io posso accedere. Capito. Dai, cosa? La scansione si è interrotta prima della fine. Non va bene. Oh merda. Oh mio Dio. Aspetta, cosa? Troviamolo. Qualcuno sa che succede? Bene, ora sono Miss Laura Kim. Come entro in Noodle Maps? Se hai il suo ID, dovresti poterci entrare direttamente. Cavolo! Ok ragazzi, ascoltate. All'hacker spazio serve una rampa. Difficile avere una rampa per un solo piano. Lavoriamoci su, espansione verticale. Le guardie di Noodle Maps sono violente, stai attento. Ehi, è con Laura Kim che stai parlando. Thank you.
sul serio, amico, vai con calma, non c'è fretta. Stai tranquillo, Orazio, sono quasi all'ascensore. I nostri clienti, i nostri utenti, non sono soltanto dati da raccogliere, ma risorse da coltivare. La loro partecipazione è importante perché noi esistiamo grazie a loro. Tutti noi, sviluppatori, designer e utenti, siamo collegati perché condividiamo un obiettivo comune. Stai cercando problemi, ho capito. Oddio. L'abbiamo perso, lasciamo tutto alla polizia. Il bersaglio sta Oh! Ah! Merda! Verifico il bersaglio. Ehi, amico, sono all'ascensore ora. Orazio? È sparito. Aspetta, lo stiamo cercando. Vicolo cieco. Serve il codice di Orazio per entrare nella server farm. Non l'avete trovato? Ho il suo GPS, ma non ci risponde. Ti faccio entrare io. Le tracce sul computer sono prove sufficienti ad arrestarti. Ma voglio sentirlo da te. Non sai che voglio... Ah. Che... Oddio che noi. Cosa? Che? Come? Ma poi chi ascolta questa merda? Basta. Basta, sembra di stare al circo. Quelli dell'IT devono fare qualcosa. Avete collegato questo edificio alla stessa rete con tutti i giocattolini. E come pensate di evitare il disastro? Beh, ti darò un consiglio. Non ti scusare. Piuttosto pensa a rimediare subito, invece. Sì. Tu dici? Lo so. Davvero? Oh, Yasmin, ciao. Lo so, Orazio Carlin. Sono accuse molto serie quelle che ammazzo. Preparerò una stanza sicura. Beh, le prove parlano da sole. Signor Carlin, devo chiederle di seguirmi. Thank you.
Fatti forza, Orazio. Non mollare. Hanno collegato tutto quanto per bene qui. Ho sbagliato. Ah, no. Ci siamo. Ci sono. Ora i dati di Noodle sono in mano al DedSec. Io me ne vado, ma Orazio è ancora dentro. Chi di voi vuole aiutare un fratello? Abbiamo accesso a ogni postazione di lavoro di Noodle, anche quella di Orazio e di questo Brody. Ho quasi finito qui dentro. Bene, vediamo. Bene, ho finito. Vediamo che combina Orazio. Mi dispiace che abbia deciso di non collaborare. Le consiglio di contattare il suo avvocato. Sì. Hai la sequenza dei tasti? Capisco. Grazie. Ah, signor Carlin. Io mi scuso davvero. Sfortunatamente abbiamo commesso un errore imperdonabile. Ma che sorpresa! Le chiedo scusa, prego. Può andare. Tutto è risolto, meno male. Ehi, non è possibile, io non... Signor Goodale, si sieda, prego. Non è... Ok, prego, non credo che... si sieda! Orazio, è stata dura. Stai bene? Io sto benissimo. Che stai facendo? Ci vediamo fuori al Bus Noodle. Ehi, sono in una grossa stanza refrigerata. Qualcuno sa come si fa a uscire? Sì, ti ho trovato. C'è un condotto di scarico sul retro che dovrebbe portarti verso una delle uscite. Bene, grazie. Thank you.
Hai scambiato le tracce di Orazio con quelle di Goodale? Non gli permetto di dare fastidio a Orazio e cavarsela così. Davvero ingegnoso, Sitara. Grazie del complimento. Guardata mentre lo facevi. So tutto. Ehi, come va il trasferimento? È oro, Marcus, oro! La Bloom attinge sicuramente ai dati di Noodle. Ne ha persino dato un accesso limitato ai suoi contenuti. Scusate se non festeggio, ma su questa storia c'è scritto il nome di Dushan. La Bloom e Noodle che collaborano a questo modo è roba grossa, ma mi spaventa a morte. Dai ragazzi, Noodle non è così male. Come va, Orazio? Ehi, godetevi i dati, ma tenetemi da parte una birra, ok, French? Ora ho in programma di... programmare. Ehi, grazie, grande, per tutto quello che hai fatto per me. Di niente. Ma ora non è che puoi levarti dal cazzo, innervosisci la gente. Cosa... provata la pesca granata? Buona, vero? Mi sembri una con un sacco di informazioni preziose. Ora, dimmi tutto quello che sai su DedSec. Hacker che incastrano terroristi per l'FBI? Sembra essere questo il piano del bureau. Con l'aumento dei cyberattacchi e l'integrazione del sito OS in ogni aspetto della vita cittadina, gli hacker rappresentano una seria minaccia. L'FBI ha identificato hacker e gruppi di hacker che potrebbero minacciare le nostre infrastrutture o peggio. Un portavoce ha affermato: possiamo combattere gli hacker solo con il loro stesso tipo di tecnologia. I timori dei difensori dei diritti civili che l'FBI possa usare questi strumenti per altri scopi suonano decisamente esagerati.